Pittore andaluso di lontane origini italiane, costretto all'esilio durante la dittatura franchista a causa del suo impiego a favore dei diritti umani. Recita Domenico Costanzo, si esibisce il corpo di ballo della nostra scuola. Che cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mira al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Teresa, José Luis, Paloma, Luis, José María, Juan Carlos, Carmen, Charo, José Antonio, Rosa. Sono i nomi dei componenti del gruppo Agua Viva. Nel 1953, quando Raffaele Alberti
compose questa poesia, certamente non immaginava che sarebbe diventato un successo da hit mondiali. Neanche io immaginavo che a distanza di tanti anni dovessi esibirmi insieme ai miei alunni per una melodia che ci affascinava tanto. Io all'epoca avevo 15 anni, era un'epoca in cui frequentavamo il locale ginnasio. Era un'epoca in cui due parole greche, Kalos Kai Agathos, segnavano le nostre vite. Io ho cercato di coniugarle in alcuni campi del vivere umano. Il mio amico, Mino De Blasio, ha rappresentato molto bene queste due parole, Kalos Kai Agathos, nella poesia. L'ho dedicata a lui quando purtroppo è andato via, qualche anno fa. E è stato bello riproporlo quest'anno in occasione di questo festival. Ringrazio Graziella, ringrazio Brunella, ringrazio Peppe Timbro, ringrazio i ragazzi. In effetti, quando io ho saputo che il filone riguardava gli anni 70, avevo proposto a Brunella questa canzone, ne è rimasta subito affascinata insieme a Graziella, ho detto: perché non la interpreti tu? Ho raccolto la sfida. Va bene? Complimenti ai ragazzi, due sono rimasti a terra, sono quei poeti che non si sono mai alzati, uno era Federico García Lorca, amico di Raffaele Alberti, fucilato nel corso della guerra civile di Spagna. Ecco, questa canzone insieme a tante poesie erano l'unica voce del dissenso in Spagna sotto il regime franchista, l'altra voce purtroppo era quella delle armi, quella delle bombe, quella dei terroristi baschi dell'ETA, ma era l'unico modo forse per reagire ai regimi. Ecco, in una fase di presentazione è stato detto che in quegli anni c'erano forti tensioni emotive, sociali, rivendicazioni di diritti. Ecco, il popolo spagnolo rivendicava il diritto alla libertà, però i poeti dovevano spesso nascondersi. Raffaele Alberti viveva in Italia, questa poesia fu musicata, divenne un successo mondiale e la voce dei poeti spagnoli, dei poetas andaluces, ha viaggiato su tutto il mondo. È arrivata anche qui. Grazie a voi per averla apprezzata. E grazie ai ragazzi che hanno così ben interpretato con il balletto splendidamente preparato da Graziella. E non ho più altro da dire. Grazie ancora.